Sei rimasto a casa per la partita con Ortuna, anche colpa tua di quella sconfitta, diciamo così. Adesso sei ritornato ed è ritornata anche la vittoria, un bel 3-2, nonostante tutto, nonostante i primi due set vinti, sono comunque due punti importanti per la classifica. Vincere è sempre importante, poi comunque dobbiamo dare atto che comunque Mondovì è una signora squadra, con relazione muro difesa incredibile, quindi sapevamo che era una partita molto difficile, poi non mollano mai, infatti si è visto due set sotto, il terzo set punto a punto l'hanno portato via loro, il quarto punto a punto fino al 20 e poi comunque loro hanno fatto il sorpasso, però il quinto secondo me noi avevamo quella fame che forse in altre partite ci è mancata, si è vista proprio nel quinto set che ci siamo strappati veramente questo quinto set con le unghie. E sono contento, mi dispiace per la settimana, cioè per la partita di Ortona, perché praticamente la sera prima si è impennata la febbre, io poi nonostante la febbre volevo provare a partire ma veramente non riuscivo ad alzarmi dal letto. Però comunque Emanuele è un ottimo libero, comunque ha fatto bene, peccato per il risultato, però l'importante è guardare sempre la partita dopo come questa e ora dobbiamo pensare già alla prossima. Questa è una partita che metteva in palio punti anche per il morale, una vittoria che praticamente vi rinvigorisce anche in virtù della prossima partita. Tra 10 giorni c'è la partenza per Gioia del Colle, una partita che probabilmente è decisiva per conquistare quei punti necessari per i primi due posti. Assolutamente, come ho sempre detto pure in altre interviste, vincere aiuta a vincere, quindi venire a affrontare Gioia, che comunque affronteremo tra 10 giorni se non erro, con una vittoria in casa, con una squadra che comunque ha dimostrato di essere un'ottima squadra, che anche loro durante il campionato hanno avuto un po' di problemi fisici, quindi non erano mai tutto al completo, però l'ultima parte di campionato, a detta dei video che abbiamo fatto e comunque anche delle altre squadre che hanno affrontato nel loro girone, tutti quanti hanno detto che era una squadra in crescita e che stava giocando molto bene, infatti l'ha dimostrato stasera, però nonostante ciò la vittoria ci dà morale e l'importante adesso è cercare di recuperare tutti al 100%, di lavorare bene in palestra e di arrivare alla partita al massimo, soprattutto mentalmente, perché nel momento in cui si è visto tante partite, il quinto set quest'anno purtroppo le abbiamo lasciate andare, invece questa volta con la mentalità giusta, che poi c'è stata al primo punto, perché pure le sette che abbiamo vinto secondo me sono stati episodi, punto a punto ci può stare. Però siamo stati una squadra cazzuta, nel senso che abbiamo voluto veramente la vittoria e secondo me è strameritata.